Vi fu un tempo in cui le fiabe giravano liberamente per il mondo. Erano dolci fatine vestite di bianco che giorno e notte passeggiavano tra la gente. Se a una mamma serviva una fiaba per chetare un bambino, altro non doveva fare che sporgersi al davanzale e dire «Ehi, favola!» E certamente qualcuna l'avrebbe sentita, tanto erano numerose, e sarebbe salita in casa ad allietare la famigliola, nulla volendo in cambio se non un po' di minestra e un sorso di buon vino, per rifocillarsi del suo benemerito continuo e instancabile vagare. Un brutto giorno il re del mondo decise con un atto d'imperio, dettato più dalla stupidità che dalla cattiveria, che le favole, dal momento che non avevano mai pagato le tasse per il loro lavoro, dovessero essere condotte nei campi di lavoro della luna, dove, per ordine del re, avrebbero cercato l'oro, la cui presenza in quel luogo inospitale gli era stata rivelata da antiche profezie. Se la sera, nelle notti di luna piena, guardate il cielo, potete vedere ancora i segni di quel grande e inutile scavare. Anche da qui si vede che la luna è tutta un buco. Come potete immaginare, il mondo cadde nella più profonda tristezza. I bambini crescevano piagnucolosi e mesti e sulla faccia della terra, piano piano, scomparve il sorriso, avendo perso quei bambini, divenuti adulti, la capacità di ridere e fantasticare, che è figlia nella fantasia, che solo le favole sanno bene educare. Anche la casa del re del mondo era divenuta triste, e il sovrano continuava a domandarsi e a domandare ai saggi di corte il motivo di tanta mestizia, senza peraltro trovare una risposta. Ora avvenne che al re nacque un bambino, il tanto atteso erede, e crebbe triste come tutti i bimbi di allora, tra la costernazione della mamma e del regale papà. Furono convocati tutti i medici e sapienti della terra per porre fine a questo stato di cose, ma nessuno sapeva trovare una risposta risolutiva. Disperato, il re si recò allora dalla sua vecchia nutrice, più per cercare un po' di conforto che per sperare in un aiuto. Gettatosi ai suoi piedi, le strinse le ginocchia, come faceva da bambino. «Cosa debbo fare, tata? Mio figlio è triste, la mia casa è triste, tutto il mondo è malinconico!» «Grande re, piccolo mio, tu hai peccato di superbia e ignoranza, e ora ne paghi le conseguenze. Cosa intendi dire con questo?» «Intendo dire che, esiliando le favole sulla luna e dimenticando quanto piacere provavi da bambino nel ricevere una loro visita, hai condannato il mondo alla tristezza.» «Manderò subito il mio esercito a riprenderle», disse il re. Così fece, infatti, ma il generale tornò poco tempo dopo a mani vuote. «Mio signore», gli disse, «non vi è più traccia di fiabe sulla luna. Sono scomparse tutte. Come gli altri disgraziati di lassù saranno morte per gli stenti.» Il re, in preda alla più cupa disperazione, corse di nuovo dalla nutrice. «Tata, non ci sono più, sono scomparse. Non potrò più rimediare al mio errore e ridonare il sorriso a mio figlio e alla mia gente.» «Grande re, piccolo mio,
non ti resta che pregare il Dio perché abbia pietà di te e ti aiuti. Il re del mondo si recò allora nel monastero in cima alla montagna e per mesi instancabilmente pregò e pianse. Pianse e pregò finché Dio, commosso, decise che era giunto il tempo di ascoltare le richieste di quell'uomo distrutto. Che vuoi da me? Perdonami, Signore, ho peccato. Pensavo che il mondo potesse fare a meno delle favole, ma non è così. Ridacci le fiabe, fai tornare il sorriso sulle labbra di mio figlio. Le favole ora vivono alla mia destra, in paradiso, e ci dilettano, diventate angeli per l'eternità. Signore, il mondo è troppo triste e la speranza di ascoltare le favole in paradiso non renderà la felicità alla mia gente. Mi hai commosso, uomo. Le fiabe sono diventate ormai puri spiriti e troppo hanno sofferto nel mondo a causa vostra perché io, che ve le donai, le rimandi indietro. Qualcosa però dovrò comunque fare. Sono o non sono in fondo Dio? Fu così che, da allora, Dio prese a mettere una favola nel cuore di ogni uomo quando nasce, per riscaldarlo e fargli il dono del sorriso. Ma Dio è molto vecchio e a volte capita che si distragga e dimentichi di mettere una favola nel cuore di un uomo e che quello allora cresca buio e triste d'animo. Altre volte capita invece che ad alcuni uomini metta tante favole nel cuore e che questi uomini sentano l'irrefrenabile bisogno di far partecipi i loro simili di tanta ricchezza e diventino scrittori o cantastorie.